Buonasera e benvenuti, è un piacere vedervi così tanti e numerosi per questa serata di approfondimento sul tema del gender. Come amministrazione siamo sovente sollecitati sotto vari punti di vista, da quelli sportivi, quelli amministrativi, quelli sociali. E appena ci è stata proposta questa serata da dei volontari di Canale che hanno lavorato molto per l'organizzazione, in modo particolare vorrei ricordare Rita Ruffino che si è impegnata in prima persona per questa serata. Abbiamo deciso di porre il patrocinio dell'amministrazione proprio vista la caratura e il tipo di serata, la caratura dell'avvocato che questa sera ci approfondirà questo tema. Ve lo presento leggendovi uno stralcio del curriculum, perché Gianfranco Amato, che è qui con noi, ringraziamo della presenza, è nato a Varese nel 1961 e si è laureato in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Esercita la professione di avvocato dal 1988 ed opera attivamente nel campo della bioetica. Editorialista di Avvenire, collabora con Studia Moralia, rivista scientifica dell'Istituto Superiore di Teologia Morale Accademia Alfonsiana, incorporato nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, e con la rivista Orientamenti Pastorali del Centro Orientamenti Pastorali. Collabora altresì con il quotidiano La Croce, con Cultura Cattolica, con La Nuova Bussola Quotidiana, con la rivista Il Timone ed altre testate giornalistiche cattoliche. È presidente nazionale dell'Organizzazione Giuristi per la Vita, è membro del comitato Difendiamo i nostri figli, organizzatore del Family Day tenutosi il 20 giugno 2015 a Roma. È stato tra i fondatori dell'associazione Scienza e Vita di Grosseto, di cui ricopre attualmente la carica di presidente. È componente del comitato di indirizzo della Fondazione Nove Terre. Ha ottenuto il premio internazionale all'impegno sociale 2015 intitolato La memoria dei giudici martiri Rosario Livatino, Antonino Saetta e Gaetano Costa. È conferito a coloro che si battono con sacrificio e rischio personale per un impegno sociale improntato ai valori della vita, della giustizia, della verità e della fede, in difesa della legalità, del rispetto delle regole, della divulgazione di un'informazione libera e corretta. La cerimonia del conferimento del premio è avvenuta il 21 settembre 2015, data della barbara uccisione del giudice Rosario Livatino, per cui è in corso un processo di beatificazione, nell'ambito del 21esima Memorial Rosario Livatino, Antonino Saetta e Gaetano Costa, con la seguente motivazione: perché alla luce di un martirio in nome della giustizia si operi sempre nel timore di Dio, nel rispetto dell'uomo, con amore, dignità, solidarietà, scrupolo e serietà, per un reale impegno sociale che affermi valori e ideali limpidissimi, affinché davanti a Dio Padre possiamo un giorno dire: abbiamo amato la giustizia e difeso il giusto, l'indifeso, il povero, cercato la pace, amato tutti, reso migliore il mondo di come l'abbiamo trovato. Ha ottenuto il premio Testimoni 2014 dalla Fondazione Fides e Razio con la conseguente motivazione: perché attraverso un'assidua, coraggiosa e instancabile attività svolta alla guida dei giuristi per la vita, ha promosso e difeso il valore della vita umana, offrendo così un'esemplare testimonianza della buona battaglia apologetica. Ha pubblicato numerosi libri. Io ho già fatto uno stralcio delle sue attività, ma forse la cosa migliore è proprio accoglierlo con un applauso e sentirlo. Io non ho questa sera una tesi da esporvi sulla quale essere o non essere d'accordo. Mi limiterò semplicemente a illustrarvi alcuni fatti documentati, senza commento.
poi valuterà ciascuno di voi, perché l'unico obiettivo dell'incontro di questa sera è fare informazione, quindi non dobbiamo convincere nessuno, e fare informazione su un tema che è molto dibattuto ma tanto sconosciuto. Vedete, nel mio girovagare quasi quotidiano una cosa ho scoperto: che di questa cosiddetta teoria gender in realtà non sa niente nessuno, anzi c'è molta confusione a riguardo. Qualcuno la confonde con l'educazione sessuale a scuola e mi dice: no, guardi, io sono a favore della teoria gender perché è giusto che i ragazzi a scuola apprendano come sono strutturati biologicamente e anatomicamente. Qualcun altro la confonde con la parità di genere tra uomo e donna e dice: no, guarda, la teoria gender è sacrosanta perché è giusto superare questi stereotipi per cui la donna lava, stira, l'uomo no. Qualcun altro la confonde con l'omosessualità e dice: no, guarda, io sono a favore della teoria gender perché è giusto rispettare anche chi ha un orientamento sessuale diverso. Peccato che la teoria gender non è nessuna di queste tre cose che vi ho appena detto. Non è l'educazione sessuale, non è la parità di genere tra uomo e donna e non è neanche l'omosessualità. Che cos'è allora? E sapete qual è il dato ancora più singolare? Che nel cosiddetto mondo cattolico regna questa ignoranza. E perché dico che è singolare? Perché Papa Francesco è intervenuto decine e decine di volte sulla teoria gender, su questo tema, e vi posso assicurare che non c'è argomento, vedremo poi, o tema in cui il Papa sia stato più duro e tranchant. E certamente non si riferiva all'educazione sessuale o all'omosessualità. Allora, ma perché questo silenzio? È vero che il Papa è riuscito a sfondare il muro di censura e la stampa solo 7-8 volte, ma c'è comunque questa incomprensibile mancanza di conoscenza. Facciamo un esperimento. Alzi la mano stasera chi ha letto il libro Questa economia uccide di Papa Francesco. Gli parroci sono generati, eh? Uno, ottimo. Vede, è così comunque quasi tutte le sere, eh? A un incontro c'era anche un cardinale con diversi sacerdoti, stati onesti, non hanno alzato la mano, non è così grave, no? Eccolo qui, è un libro interessante, in realtà è un libro intervista, dove il Papa parla a tutto campo di diversi argomenti e tocca anche la teoria gender. Sapete a che cosa equipara il Papa in questo libro gli effetti devastanti della teoria gender? A un'arma atomica, una bomba atomica. Anzi, peggio, perché la bomba atomica uccide i corpi, la teoria gender uccide l'anima e la mente. Per questo giudizio così duro, sconosciuto ai fedeli, ma conosciuto dagli avversari, il Papa si è attirato le ire e gli strali di varie associazioni omosessualiste come Gay Bull. Per Papa Bergoglio l'ideologia gender è come una bomba atomica. Prepariamoci a una nuova crociata ideologica condotta dalla Chiesa, bla bla. Ma il Papa è impazzito. Cos'è così grave da essere equiparato a una bomba atomica? In realtà, vedete, la teoria gender è semplice, devastante come una bomba atomica, ma semplice. È l'idea per cui uno è maschio o femmina, uomo o donna, non in base a come è strutturato fisicamente, biologicamente, anatomicamente, ma in base a quello che sente di essere al momento, perché come vedremo è una condizione che può variare nel tempo. O dicono che la teoria gender non esiste, anzi i psicologi della regione Puglia hanno detto che è una truffa culturale, il povero Papa un truffatore. Allora, vediamo da dove ricaviamo questa cosa qui e lasciamo stare gli studi pseudoscientifici. Parliamo di documenti ufficiali di istituzioni pubbliche. Partiamo dal primo.
Questo documento del governo italiano, che si chiama Linee Guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT. LGBT è un acronimo, sta per lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, indica un po' il mondo omosessuale. È un documento dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, che è un ente del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio. Vedete il logo del governo. Qualcuno di voi avrà sentito parlare di questo documento. È il famoso decalogo. Le 10 regole che il governo ha imposto ai giornalisti su come scrivere e cosa scrivere quando si toccano i temi LGBT. Praticamente sono regole del tipo che non si può più usare l'espressione famiglia naturale. Non si può più scrivere che un bambino per il suo naturale sviluppo ha bisogno di un padre e una madre. Non si può più usare, perché è dispregiativa, l'espressione utero in affitto. Va sostituita con gestazione di sostegno. Questo documento del governo a noi interessa perché ha alcune definizioni. Premessa, noi non troveremo mai la parola gender in nessun documento ufficiale, né tantomeno in nessuna legge, per un motivo molto semplice, banale. Gender è una parola inglese, e in italiano i documenti del governo, ma soprattutto le leggi, finché non si scriveranno in tedesco, si continuano a scrivere in lingua italiana. Allora, qual è la traduzione di questa cosa qua? Identità di genere. La definisce così il governo in questo documento che abbiamo appena visto. L'identità di genere è il senso intimo, profondo e soggettivo di appartenenza alla categoria sociale e culturale di uomo e donna. Vedete che per il governo già uomo e donna sono categorie sociali e culturali. Ovvero ciò che permette a un individuo di dire io sono un uomo, io sono una donna, indipendentemente dal sesso anatomico di nascita. Questo documento del governo poi ha un glossario in cui sintetizza i concetti, eccolo qua, glossario, e mentre il sesso lo definisce caratteristiche biologiche e anatomiche del maschio e della femmina determinate dai cromosomi sessuali, l'identità di genere la sintetizza così: la percezione di sé come maschio o come femmina o in una condizione non definita. Per il governo ci sono i maschi, le femmine, e chi sono questi non definiti? Quanti sono? Cosa sono? Qualcuno di voi ricorderà che l'anno scorso, 2014, Facebook Diversity aveva emanato un comunicato in cui si era dichiarato orgoglioso di poter offrire ai propri utenti la possibilità di indicarsi con 51 generi. Ecco, questo è il... Voi aprivate la tendina e si andava da gender fino a two spirit. Non mi chiedete di definirvi uno perché è complicatissimo. Chi vuole può andare su internet e per ciascuna di queste 51 nuove opzioni di genere si trova la definizione. Ci sono i vari simbolini per ciascuno. 51 vi sembrano tanti? Sono tanti 51? No! Qualcuno si è lamentato perché non si è visto ricompreso in questi 51 generi. Anzi, per l'esattezza, sono stati una ventina i generi che non si sono ricompresi in questi 51. Hanno protestato con Facebook e in Gran Bretagna Facebook è stato costretto a integrare e arrivare a 71 generi, aggiunto questi 20. La questione sta diventando una moda, i ragazzi vanno in giro con la maglietta scegli il tuo genere, eccetera, eccetera. Oh, attenti, questa non è una goliardata di Facebook. Io nel 2011 avevo denunciato con un mio articolo su Avvenire che la Commissione dei diritti umani dell'Australia, che è un ente istituzionale, pubblico del governo, aveva ufficialmente riconosciuto in un documento l'esistenza di 23 generi. Questo è il mio articolo di Avvenire. I negazionisti hanno detto che è una bufala giornalistica. Purtroppo per loro, questo è il documento dell'Australian Human Rights Commission, è il discussion paper dell'ottobre 2010, punto 2.2 sesso e identità di genere, questi sono i 23 nuovi generi. Oh! Forse vi è sfuggito, ma a luglio Rai News ha dato la notizia che il primo paese al mondo a introdurre il terzo genere è stata Nuova Zelanda. Ecco qua, Rai News, 20 luglio, gender, due punti, la terza categoria sessuale è in realtà Nuova Zelanda, primo paese al mondo ad adottare.
I neozelandesi che non si sentono né maschi né femmine sono i primi al mondo a potersi registrare come gender diverse. In Gran Bretagna dal 2004 c'è una legge, eccola qua, Gender Recognition Act, che dice che una persona maggiorenne può andare all'ufficio anagrafe e chiedere un certificato che faccia la ricognizione del genere che sente di vivere anche se non corrisponde al sesso biologico. Voi andate in virtù di questa legge in ufficio competente e sulla base di un'autocertificazione ottenete questo gender recognition, questo certificato. Quest'uomo è diventato donna il 13 marzo 2012 sulla base appunto di un'autocertificazione. Oh, in Gran Bretagna sono molto più avanti di noi. Alla fine di agosto l'Oxford English Dictionary, che è il dizionario della lingua inglese, ha introdotto diversi neologismi, parole nuove, tra cui un titolo nuovo, attenti, MX, e che cos'è? Sapete che MR sta per Mister, MRS, Missis, signore, signorina, signora. MX è un nuovo tipo che dice, lo definisce così il dizionario, un titolo usato prima del nome o del cognome di una persona da coloro che desiderano evitare di specificare il loro genere o da coloro che preferiscono non identificarsi né come maschio né come femmina. Attenzione, perché questa cosa qui, come abbiamo detto, può variare nel tempo. Si chiama gender fluid. Stamattina mi sentivo maschio, sono uomo, domani posso sentirmi femmina, divento donna, dopodomani torno uomo, fra una settimana donna. Si chiama gender fluid, lo spiega molto bene Anna Momigliano in questo articolo su Studio, Attualità e Cultura. Cioè, non si tratta di essere uomo, donna, gay, etero, bisessuale, si tratta di sentirsi a volte un ragazzo, a volte una ragazza, a seconda dei momenti. E cita il caso di Min Weisbull, che è un artista emergente della Bay Area, che spiega che essere gender fluid significa identificarsi come né maschio né femmina, oppure entrambi, e rifiutare il concetto che esistono due generi. Noi facciamo fatica a pensare a questa roba, però attenzione, perché negli Stati Uniti è già moda. Si parla, come vedremo, di gender fluid generation e rischia di essere pericolosa, perché rischia di arrivare qui come è arrivato Halloween. E cosa c'è di più stupido di una zucca vuota? Eppure è arrivata, perché dietro ha interessi economici e anche una certa cosa culturale. Questa cosa rischia di arrivare perché negli Stati Uniti, vedete, ci sono già tantissimi i ragazzi come questa ragazza di 16 anni che un giorno si sente così, un giorno si sente così. Quest'altra che un giorno si sente così, un giorno si sente così. Redbubble, che è una community commerciale, sta facendo affari d'oro vendendo una canottiera tra i giovani che è fatta così. Attenti. La scritta dice, io sono gender fluid, che significa che a volte sono un ragazzo, a volte una ragazza, a volte in mezzo un liberato. Perché fra le varie immagini della gender fluid generation ho scelto questa? Perché è molto simbolica, state attenti. La scritta è la teoria gender, la canottiera è la moda e il 19,45 è il business che sta dietro questa roba qua. Ce n'è anche per i piccolini. Heidi è diventata gender fluid. La nuova serie di Heidi, infatti, gender fluid, arriva dal cartone Ticino, un insolito film, sulla storia di un bambino che si sente a volte un maschio e a volte una femmina a seconda dei momenti. L'idea di realizzare questa pellicola è venuta al regista Florian Habel, svizzero di nascita, ma ora residente in Canada, che insieme al suo partner transgender ha scelto le Habel. Questo è il regista, questo è il partner transgender. Questa roba qui, nel mondo anglosassone, sta avanzando attraverso dei supporti didattici, soprattutto nelle scuole materne dell'infanzia, come questo. Quando Katie e Kate, sai, quando Claudio e Claudia, allo specchio, sii chi ti senti di essere. L'Huffington Post ha recentemente pubblicato un articolo interessante. Si intitola Generazione Gender Fluid, l'evoluzione delle norme gender a scuola. Hanno preso questo ragazzino, Thomas Roche, di 8 anni, come simbolo della nuova Gender Fluid Generation. No? Frequenta la scuola Malcolm X di Berkeley. E gli hanno chiesto, ma tu ti senti maschio o femmina? E lui ha risposto così. Io penso davvero di essere entrambi. Non mi interessa come mi chiama la gente. A volte dico che sono una bambina, a volte dico che sono un bambino, a volte dico, ma ha davvero senso questa distinzione tra bambini e bambine? 3 anni fa, 2012, il New York Magazine
aveva pubblicato questo articolo intitolato «Ma che c'è di male se un bambino si veste da bambino?». Diceva: «La notte prima Susan e Rob diedero il permesso al loro figlio di andare a scuola vestito da bambina e mandarono una mail ai genitori degli altri alunni. Alex, scrissero, è sempre stato gender fluid e al momento si sente ugualmente attratto nell'identificarsi in un giocatore di calcio, una principessa, un supereroe, una ballerina, un unicorno, un dinosauro». E spiegano che sono andati dal pediatra e dal psicologo che gli ha detto che la cosa più importante è insegnargli a non vergognarsi mai di mostrarsi come si sente al momento. E spiegano che quando Alex si sente femminuccia si tinge le unghie e gioca con le bambole, quando si sente maschietto si veste da Spider-Man e gioca con le macchinine. Ce n'è anche per i grandicelli. L'Università Lafayette, uno dei più prestigiosi college della Pennsylvania, fondato nel 1826, ha istituito dei programmi su gender, la teoria gender non esiste, ma in America ci fanno i corsi. Si chiamano Gender Fluid Fridays, i venerdì del gender fluid. Ed è interessante il manifesto che hanno deciso di utilizzare per pubblicizzare questi programmi universitari. Dice: le donne sono donne indipendentemente dal sesso e gli uomini sono uomini allo stesso modo. Tu puoi essere entrambi o un misto dei due o nessuno dei due se ti va bene, perché le persone sono persone e ciò che conta è ciò che hanno in fondo al cuore. Vedete come attraverso il sentimentalismo arrivano a giustificare questa follia. A proposito di college, il Mills College, che è stato uno dei più prestigiosi, mitici college esclusivamente femminili d'America, eccolo qua, molto bello, dopo 162 anni della sua gloriosa storia, ha deciso di aprire anche ai ragazzi che si sentono ragazze, di gender fluid. Non c'entra niente l'omosessualità. Allora, dicono che in nome di questo gender fluid scrivono: noi riconosciamo che donna non è più un concetto fisso, rigido di identità, e che gli studenti, i dipendenti e i professori possono entrare e uscire da questa identità prima, durante o dopo la loro permanenza al Mills College. Dico sempre che 40 anni fa il gender fluid non c'era, purtroppo, perché uno dei miei sogni proibiti era fare il liceo in un college esclusivamente femminile, ma erano altri tempi e altre motivazioni. Allora, sempre l'Huffington Post ha pubblicato un articolo molto interessante: né etero né gay, riflessioni sulla sessualità liquida. Come aveva previsto il sociologo Zygmunt Bauman, la società umana sembra essere sempre più convinta che per raggiungere la felicità basti sbarazzarsi quanto prima più possibile di vincoli e di regole. La nostra organizzazione sociale somiglia sempre più ad una sostanza liquida, dissolta, dove le persone si comportano come molecole fluttuanti, non più capaci di legarsi in rapporti stabili. La stessa cosa è osservabile anche in campo sessuale. Gli individui desiderano esplorare sempre di più gli ambiti della sessualità e spingersi ben oltre quelli che una volta erano considerati i confini naturali, come ad esempio la certezza assoluta su aspetti quali identità e orientamento sessuale. Poi cita una ricerca recente di YouGov, che è un istituto demoscopico britannico, che dice: state attenti, la metà dei giovani britannici che hanno un'età compresa fra i 18 e i 24 anni, cioè il 49%, non si dichiara né gay né etero, ma una via di mezzo. Quando ho visto questo dato, che mi sembrava un po' macroscopico, sono andato a vederla io. E in effetti è vero. Un ragazzo su due, secondo YouGov, non è né omosessuale né anche eterosessuale. E guardate, è interessante che dicono: al passaggio di ogni generazione le persone sentono la propria sessualità sempre più fluida. E adesso, da 18 a 24 anni, c'è un 52% che è composto da 6% di omosessuali e 46% di eterosessuali. E un 43% fluidi. E fanno vedere come, vedete, a 60 anni è quasi a zero, da 40 a 59 sale, come se ci sia una progressione, per cui questa è la tendenza. E saremo tutti fluidi. Omosessualità e eterosessualità saranno un retaggio archeologico. La teoria gender non esiste, ma a Pisa sono riusciti a farci una bellissima mostra. Eccola qua. Identità fluide, gender fluid.
al Centro di Arte Moderna, Pisa in Forma spiega che si tratta di un'esposizione che affronterà i temi dell'identità intesa come una dimensione collettiva, estranizzata dal concetto base di appartenenza e caratterizzazione originaria. Attualmente, e soprattutto in una comunità artistica americana, essere gender fluid significa identificarsi né come maschio né come femmina, oppure in entrambi i sessi, e rifiutare il concetto che esistono due generi. A proposito di mostre, tra poco ne andrà in scena una, si intitola Gender Bender a Bologna, è organizzata dal Castle LGBT, è un festival internazionale sul gender in realtà. Il Cassero è uno degli avamposti storici del movimento dei diritti LGBT in Italia. Sono molto suscettibili, bisogna stare sempre attenti perché si offendono facilmente, ma non hanno la stessa sensibilità nei confronti degli altri. Perché il Cassero è quella associazione che ha messo in scena uno spettacolo che si intitola Venerdì 13, in cui la passione di nostro Signore Gesù Cristo è stata rappresentata così, e quando anche qualche politico di sinistra ha detto che forse insomma non era proprio elegante rappresentare il povero Gesù Cristo sodomizzato con la croce, si è scatenato il putiferio. Tutto il mondo LGBT si è stretto intorno al Cassero con questo comunicato stampa del 19 marzo 2015. Con profonda amarezza osserviamo il fuoco incrociato sollevato in questi giorni nei confronti di uno degli storici avamposti del movimento LGBT italiano, il Cassero di Bologna. Alle amiche e gli amici del Cassero innanzitutto trasmettiamo la nostra piena solidarietà, tanto per i rigurgiti fascisti di cui sono bersaglio dalla feccia che circola nel web, quanto per i pelosi rimproveri, politicamente corretti nella forma e assolutamente ipocriti nel contenuto, di buona parte del mondo politico. Arcigay, arcilesbica, agedo, famiglia Cobalino, eccetera, eccetera. Perché abbiamo parlato di questi? Perché tra poco andrà in scena, per l'esattezza, dal 31 ottobre, dal 31 ottobre all'8 novembre, la 13ª edizione del Gender Bender. L'anno scorso, sabato 25 ottobre, c'era stato anche un momento per i bambini, una lettura e laboratorio creativo per bambini e bambine da 4-8 anni, dove si raccontava di un cane gender che si sentiva ballerina e si spiegava ai bambini che la cosa importante non è quello che tu sei, ma come senti di essere, anche se sei un cane. Oh, questa cosa non ha solo il patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia, ma anche il contributo economico di Regione, Comune, Ministero dei Beni Culturali, Royal Dutch Airlines, Coop e tanti altri prestigiosi sponsor. La teoria gender non esiste, ma a Bari andrà il 13 novembre andrà in onda il Bari International Gender Film, dove si parla proprio della cultura queer, cioè questo fatto di scegliere chi sei. Vedete anche la carta Re e Regina, double fax. Tra l'altro è stato anticipato da il dialogo, anche qui vedete, l'idea è sempre questa, sperimentazione per cui la fluidità di genere, che non c'entra niente con l'orientamento sessuale. Oh, la teoria gender non esiste, ma sapete qual è lo spettacolo che ha vinto per bambini, che ha vinto il premio Scenario Infanzia 2015 quest'anno? Uno spettacolo di Giuliano Scarpinato, si intitola Mi chiamo Alex e sono un dinosauro. Sapete dove è andata in scena la prima? A Bari. Al maggio all'infanzia, la 18ª Puglia Showcase Kids, il 15 maggio, eccolo qua, al nuovo Teatro Mediano di Bari, il debutto del vincitore. E di cosa parla questo spettacolo teatrale per bambini che ha vinto il premio? E indovinate un po'? Alex è un bambino come gli altri, che ha una grande particolarità, non ha ancora deciso se essere un maschio o una femmina, o meglio, forse nelle sue intenzioni, vorrebbe essere tutte e due. La teoria gender non esiste, ma lo spettacolo per bambini che vince il premio Scenario Infanzia 2015 parla di un bambino gender fluid, che si sente maschio o femmina, o forse tutte e due. Ma vi ricorda qualcuno questo Alex che si sente un dinosauro? Forse il bambino del New York Times Magazine di 3 anni fa, che guarda caso si chiamava Alex e che tra le cose sentiva anche un dinosauro. Questa è già realtà, non è fantasia. Non ne ha avuta molta, Scarpinato, di fantasia.
San Francisco Magazine ha recentemente pubblicato le foto del fotografo di Los Angeles, Chloe Aftel, nel tentativo di far chiarezza sul problema dell'identità del genere e di far luce su ciò che significa essere un adolescente della Gender Fluid Generation. Micah, che è questo ragazzo, che si identifica come neutro, ha dichiarato questo: non sono un maschio effeminato, né una ragazza maschiaccio. Sono troppo maschiaccio per essere femmina e troppo femmina per essere maschiaccio. Non sono di entrambi i generi o solo di uno, non sono di nessuno dei due. Ma non è una mancanza del genere e non è un non preoccuparsi di quale sia il mio genere. Al contrario, mi interessa molto. Ho un genere ed è un genere neutro. Confusione? Forse bisognerebbe parlare, piuttosto che di gender fluid generation, di confused generation. Attenzione ai neutri. I neutri stanno toccando anche il corpo. La moda l'ha lanciata una giovane scrittrice di Boston, Lauren Graham, che ha fatto questo: non si sente né maschio né femmina, rimuove seno e utero per essere una persona neutra. La stessa cosa ha fatto la sua compagna, anche questo sta diventando purtroppo una moda con relativo business. Di fronte a questa, che non possiamo che definire una follia, anzi, per essere più eleganti, lo conoscete questo? Papa Francesco il 21 marzo scorso, incontrando i giovani in lungomare Caracciolo a Napoli, ha definito la teoria gender uno sbaglio della mente umana che crea tanta confusione. Cioè, la confusione l'abbiamo vista. Sapete come hanno risposto i ragazzi della Gender Free Generation al Papa? Così: confuso sul mio genere? Fatti aiutare. Io sono maschio e femmina, quindi chiamami ragazza o ragazzo, ma non chiamarmi confuso. Io sono gender fluido, tu sei confuso. Nonostante questa cosa qui, fuori di testa, la teoria gender sta dilagando nell'opinione pubblica attraverso quattro canali. Il canale normativo, la legge, il canale giudiziario, la magistratura, il canale culturale, i mass media, e il canale educativo, nelle scuole. Analizziamoli uno ad uno. Partiamo dal primo. Il 9 luglio 2013, in Commissione Giustizia della Camera, è stato adottato come testo base il cosiddetto DDL Scaffarotto sull'omofobia. L'articolo 1, lettera B, di quel testo diceva così: ai fini della legge penale si definisce per identità di genere la percezione che un soggetto ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, virgola, anche se opposto al proprio sesso biologico, punto. Sarebbe stata legge di Stato. Immaginate le conseguenze che so sul femminicidio, le quote rosa. Ma perché uso il condizionale? Perché il giorno dopo, 10 luglio 2013, noi come Giuristi per la Vita denunciamo all'opinione pubblica la follia di questa disposizione, parte una mobilitazione pubblica, una petizione che raccoglie 30.000 firme in pochi giorni, si mobilita il mondo cattolico, Avvenire, Radio Vaticana, e grazie a questa mobilitazione quell'articolo il 22 luglio del 2013 viene espunto, tolto dal testo. A Palermo alcuni esponenti di sé e alcuni esponenti dell'Arcigay mi hanno contestato, allora non usavo le slide, mi hanno detto che quello che vi ho appena detto è falso, cioè quell'articolo non c'è mai stato. Questo è stato uno, mi hanno messo in difficoltà, perché è stato uno dei motivi per cui sono dovuto ricorrere alle slide. Pagina 73 del bollettino dei lavori delle giunte e delle commissioni della Camera dei Deputati, martedì 9 luglio 2013, testo unificato, articolo 1. Ai fini della legge penale si intende per identità di genere la percezione che una persona di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al proprio sesso biologico. Mi spiace per i negazionisti, ma questo è un documento. Ora, è vero che questo articolo non c'è più grazie alla mobilitazione, ma attenti, perché quello che è uscito dalla porta della politica è rientrato dalla finestra della magistratura.
Perché qualcuno di voi avrà sentito parlare dell'ormai celebre sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Messina, che il 4 novembre dell'anno scorso, ha emanato una sentenza che contiene questo principio. L'identità di genere di una persona può prescindere transitoriamente o definitivamente dall'intervento chirurgico che modifica i suoi caratteri sessuali primari. Che cosa era successo? Che un ragazzo di 21 anni si era recato all'ufficio anagrafe del Comune di Messina e ha preteso che nella sua carta d'identità venisse indicato come sesso femminile e attività studentesso universitario. Funzionario dell'ufficio anagrafe fa presente al ragazzo che non si può. C'è una legge del 1982 che consente il cambio di sesso, ma lo subordina a un'operazione chirurgica. Dice al ragazzo: tu va, se ti senti donna, vai, fai l'operazione, torna e poi regolarizziamo tutti i vari documenti. E il ragazzo dice: non ci penso neanche. Io non ho intenzione di sottopormi ad alcun intervento chirurgico. Io sono donna perché mi sento donna e voi avete il dovere di certificarlo. Ovviamente il funzionario è costretto a esprimere un diniego, un rifiuto. Il ragazzo impugna il rifiuto in tribunale e il tribunale gli dà ragione, con una sentenza che è anche interessante. Dicono i giudici nella motivazione che l'identità di genere di una persona dipende da tre fattori: il corpo, l'autopercezione e il ruolo sociale. E analizzando il caso di quel ragazzo giungono alla conclusione che appunto in quel caso lì il corpo avesse un rilievo minore rispetto agli altri due elementi che dovevano ritenersi prevalenti. E cosa fanno i giudici? Accolgono la domanda del ragazzo e ordinano con la sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di Messina di modificare l'atto di nascita, la carta d'identità, tutti i vari documenti. Noi abbiamo già oggi in Italia un uomo, un maschio, una persona titolare della coppia cromosomica XY con tutto l'apparato genitale maschile perfettamente integro, pene, testicoli, che burocraticamente parlando per la legge è donna. Se questo ragazzo volesse, che so, avvalersi delle cosiddette quote rosa, potrebbe farlo. Anzi, in linea teorica, se questo ragazzo volesse sposare un uomo oggi in Italia, potrebbe farlo, perché burocraticamente parlando, per la legge è donna. Bisognerebbe poi capire cosa succederebbe se chiedesse di sposarsi in chiesa, ma questo è un problema che poi si vedranno i sacerdoti. O, a onor del vero, bisogna dire che questa sembrava una sentenza bislacca, perché la stragrande maggioranza dei tribunali in Italia applica la legge e respinge queste domande. Ma come voi sapete, purtroppo, lo scorso 20 luglio la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito questo concetto con una sentenza in cui, usando un linguaggio aulico, ha espresso il seguente principio, cioè che il desiderio di coincidenza tra psiche e soma si può realizzare anche senza l'intervento chirurgico. Vedete come la teoria gender, che non esiste, sta avanzando anche attraverso il braccio armato della legge e dei giudici. Ho attenti, perché queste sentenze stanno facendo giurisprudenza anche a livello amministrativo. Fra i vari provvedimenti singolari ce n'è uno che mi ha colpito, che cito sempre. È la delibera della Giunta della Regione Piemonte, che ha modificato la disciplina dei cartellini identificativi dei dipendenti della Giunta, dicendo che adesso uno si può indicare con il genere che sceglie, anche se non corrisponde al sesso biologico. È una delibera del giugno scorso, 23 giugno, eccola qua, delibera 23 giugno 2015, numero 27.600. Ah, per capire, perché uno si chiede, ma perché una istituzione pubblica deve emettere un provvedimento? Qual è l'esigenza? Da dove viene questa delibera? Basta leggere la premessa della delibera. Considerata la richiesta pervenuta alla Regione Piemonte da parte del coordinamento Torino Pride LGBT, con la quale si chiede di introdurre per i propri dipendenti la possibilità di avere un tesserino di riconoscimento identificativo consono al genere di elezione e che rispetti la propria identità di genere. Vedete che c'è già un nuovo termine nel gergo burocratico: genere d'elezione. In italiano elezione significa scegliere, genere che uno sceglie.
Vista la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso, cioè vista la legge che dice che se vuoi cambiare il sesso devi fare l'operazione, considerato che alcune sentenze hanno proposto un'interpretazione della suddetta normativa che, discostandosi dal dato letterale, cioè dicendo il contrario di quello che dice la legge, consente la rettifica anagrafica del sesso anche in assenza di un intervento demolitorio ricostruttivo degli organi genitali. Considerato infine che possono verificarsi casi di persone per le quali non vi è corrispondenza tra identità di genere e corpo biologico e quindi le stesse persone sentono di appartenere a un determinato genere non corrispondente a quello attribuito anagraficamente. Valutato che, se da un lato il tesserino di riconoscimento ha la funzione di consentire all'utente, nel rapporto con i pubblici uffici, di avere un riferimento della persona con cui ha parlato, e d'altro lato l'avere un tesserino di riconoscimento consono al proprio genere di elezione può consentire al dipendente stesso un miglioramento della propria condizione lavorativa. La Regione Piemonte, per tutto quanto sopra premesso, ritiene opportuno riconoscere ai propri dipendenti del ruolo della Giunta, che sono tenuti ad esporre il cartellino identificativo e la cui identità sessuale fisica non è corrispondente all'identità di genere, la possibilità di avere un tesserino identificativo badge corso al genere di elezione a fronte di specifica richiesta. Questa è la teoria gender. Tra un po' ci sarà un problema per i bagni. Bagni per uomini, femmine, donne e gender. Negli Stati Uniti il problema è già stato affrontato da alcune città, tra cui la città di New York, che ha emanato un provvedimento. Anche qui i negazionisti hanno detto che era una bufala. Questo è il provvedimento del New York City Controller, che è l'organismo competente, del giugno 2015. Bagni per tutti, un piano per espandere i bagni gender nella città di New York. È interessante la conclusione di questo documento, che vi invito a leggere, scaricato da internet. Promuovendo la creazione di questi bagni gender, la città di New York può velocizzare the advancing tide, usa questa espressione, la marea avanzante, la marea montante della teoria gender. È un'espressione molto evocativa, interessante. Questo è il simbolo che avrebbero deciso di utilizzare per le nuove toilette a New York. Però vedete, la gonna e il pantalone sono stati considerati un simbolo sessista, per cui c'è discussione anche su questo. Tra le varie ipotesi c'è anche quella di adottare il sistema introdotto in alcuni college americani, cioè questo: gamete maschile, gamete femminile e gamete gender. Terzo canale. Oh, vedete, noi potremmo passare tutta la sera a raccontarci come la televisione, la carta stampata, stanno propagandando questa teoria gender. Io vi farò soltanto alcuni esempi di fatti personali documentati che sono accaduti a me. All'inizio di maggio, dopo aver tenuto una lezione all'Università Lateranense a Roma di studenti, sono tornato in treno e nel posto che mi era stato riservato dal biglietto ho trovato una rivista, probabilmente lasciata dal viaggiatore che mi aveva preceduto. Grazia. La sfoglio così distrattamente e vengo colpito dall'immagine di un bambino vestito da adulto, giacca, cravatta, piccolino. Il titolo mi intriga: generazione unisex. Cos'è questa roba? Si veste da maschio, si fa chiamare John. La figlia di Brad Pitt, Angelina Jolie, è diventata l'esempio più eclatante di educazione neutra, senza barriere di genere. Ma non è un caso isolato, dagli Stati Uniti all'Italia, grazie indaga. E sapete cosa dice grazie a questo servizio? Che in effetti sempre più genitori, insegnanti ed esperti sostengono che bisognerebbe educare i propri figli secondo genere neutro. E spiega bene in questo servizio grazie a cos'è questo genere per cui il bambino sceglie. E fui. Cita anche il caso di Cagliari, dove molti genitori si sono ribellati quando a scuola è stato consegnato ai bambini un rossetto per spiegare come si sentivano dopo averlo messo. E sapete, e spiega bene questo servizio com'è trendy, com'è di moda avere la figlia come la figlia neutra, se non vuoi essere retrogrado. E perché è pericoloso questo? Perché vedete, Grazia è la rivista che legge anche la casalinga del parrucchiere mentre aspetta il proprio turno. Tra l'altro, guardate, Grazia ha su questa cosa del gender un bombardamento settimanale. La settimana dopo, né etero né gay.
Siamo i nuovi flexisexuals. Non sono confusa, caro Papa, sono flexi. L'ultima è Lily Rose, la figlia dell'attore John Depp, che spiega benissimo che cos'è questo fatto. Ah, c'è anche un contributo scientifico su questo numero del professor Marco Rossi, che è presidente degli sessuologi italiani. Dice, da questo dato, attenti, considerando che l'omosessualità ha un'incidenza compresa tra il 3 e il 5% e almeno il 40% delle donne ha avuto un'esperienza omosessuale, esiste almeno un 35%, quindi una persona su tre che non può essere rigidamente definita. In altre parole, da un punto di vista teorico-scientifico, nessuno si può dire al 100% etero o gay. Siamo tutti fluidi. Parola di scienziato. Dopo un tour di conferenze a Palermo, torno a casa, vado in aeroporto e mi reco all'edicola dell'aeroporto a comprare il giornale. E vengo colpito dall'insetto di Repubblica. Io sono ossessionato dalla gente, ma ho un fiuto che il titolo non mi dice. Nuova identità. E tu, di che sesso sei? Questa cosa non mi convince. E infatti apro, tombola. Né maschi né femmine. Da Miley Cyrus a Ruby Rose, da San Vincent Angelese, sono sempre di più le star che definiscono fluida la propria identità. È l'inizio di una rivoluzione che può cambiare la storia dell'etica. L'omosessualità è già roba vecchia. Greci, ma l'eterosessualità vecchia. Flexi, fluido, è il futuro. Non me ne frega un accidente di genere, sessualità, parola di famiglia. Non mi identifico né in un ragazzo né in una ragazza e non devo avere una partner che lo faccia. Così ha dichiarato lo scorso giugno la popstar Miley Cyrus. Credo nella fluidità di genere in quella sessuale. Non mi identifico in nulla, dice Sam Vincent, musicista indie rock. Angelese, quando sento il pronome lei, mi guardo intorno e mi chiedo, ma di chi parlano? Io sono gender e non voglio spiegare altro. Grimes, oh! La teoria gender, ma l'insetto di Repubblica del 22 agosto dedica 6 pagine a questa follia. Grimes, vivo in uno spazio neutro, non ho un pronome preferito, ma desidero non essere costantemente categorizzata come donna. Man mano che si afferma il principio di autodeterminazione, con quale pronome definire una persona che non vuole essere identificata come lui o lei senza confondere i lettori? In italiano la soluzione bisognerebbe inventare. Il problema è trovare un pronome per i fluidi. Ovviamente in Italia la discussione sul tema è appena iniziata, siamo indietro di almeno 30-40 anni, dice Marco Cacciato in Silla. E la colpa di chi è? Indovinate? Il motivo principale, dice, è una cultura religiosa per cui qualsiasi discorso sul gender significa propaganda ideologica che produce omologazione. Credo nella fluidità di genere sessuale, non mi identifico in nulla di preciso. A settembre mi mandano l'ultimo numero dall'America di Mary Claire. E indovinate cos'è? Copertina, papapam, Miley Cyrus. Ho già parlato del mio sentirmi gender fluido e gender neutral. E alcune persone hanno storto bene. In questo momento mi sento un ragazzino di 15 anni nel corpo di una ragazza di 22. E Miley spiega che quando si sentiva femmina stava con Lyme. Adesso che si sente macchio, ma sta con Stella Maxwell, con Stella probabilmente vuol mettere la testa a posto, per cui forse si sposeranno a Las Vegas, sempre che nel frattempo non torni a sentirsi femmina, perché questo è uno dei problemi del gender fluid, non lo controlli. Quando sono andato a ritirare il premio Olivatino, sono partito dall'aeroporto alla Malpensa, vado anche lì all'edicola a comprare il giornale, cosa che non farò mai più, non metterò mai più piede nell'edicola in aeroporto, perché guarda, pa, bella mostra, l'ultimo, il nome di numero di ottobre di Elle, sempre Miley, la nuova frontiera della sessualità, state attenti, lo apro, il dibattito sul gender che non esiste, noi siamo all'avanguardia di un nuovo movimento che vuole sfidare tutto, omosessualità, eterosessualità, in nome della fluidità. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pagine su questa roba qua. Attenzione, forse voi questi nomi non dicono niente, ma state attenti, che Miley Cyrus, Sam Vincent, Angeles, Ruby Rose sono gli idoli dei nostri adolescenti. Come dicevo, io ho scoperto che mia nipote ha il poster di Miley Cyrus in camera. Non sono così lontani. Il 29 settembre in tutte le librerie è uscito questo nuovo libro, Giorgio, un libretto per bambini. Amazon l'ha pubblicizzato così. Giorgio ha un segreto tutto suo che non ha ancora svelato nessuno. Anche se gli altri quando lo guardano vedono un bambino, a volte Giorgio si sente una bambina. Io ho saputo di questo libricino perché il Corriere della Sera ha dedicato un paginone a questa storia. E ha citato anche Paolo Valerio, professore di psicologia clinica all'Università Federico II di Napoli e presidente dell'Osservatorio Nazionale sull'identità di genere, che ha detto che nei confronti di questi bambini fluidi, gender variant, bisogna adottare un atteggiamento di osservazione e attesa. Tra l'altro, grazie tanto per cambiare, su questa storia ci ha montato tutto un bel servizio. Altro episodio. Dopo il Family Day del 20 giugno, era domenica, mi trovo a Porto Recanati. Sono in un ristorante, sto degustando in un raro momento di tranquillità da solo un piatto di spaghetti con le cozze. In questo ristorante c'era una radio di sottofondo e tra una musica e l'altra commentano una notizia. Perché io sono anche perseguitato dalla leggenda, non è che mi lascio in pace. La notizia è la seguente. Che i grandi magazzini Selfridges di Londra, magazzini di lusso, hanno deciso di ridurre il reparto uomo, il reparto donna e dedicare 3 piani al reparto gender, dove uno va e compra in base a quello che si sente, uomini roba da donna, penso allo scherzo, vado su internet, mi testo mangiando, scopro che è drammaticamente vero, 10 ragioni, gli spaghetti mi vanno di traverso, ma di cosa vuol dire sto gender? Vado a chiedere, andate sul sito di Selfridge, questa è la definizione. Senza un genere che si muove tra i generi o con un'identità di genere fluttuante, terzo genere o altro genere, che include coloro che non sono ancora usciti dal nome del proprio genere. Il nome di questa cosa, il reparto lui e lei cancellati, cioè il reparto io che decido cosa sono. Sapete chi sono stati tra i primi clienti di questo reparto agenda di Selfridges? Alcuni studenti dell'Università di Cambridge. Perché forse voi non lo sapete, ma a Cambridge, nella prestigiosa università, a seguito delle pressioni dell'associazione degli studenti LGBT, è stato modificato il dress code, cioè il regolamento di come si andava vestiti in particolari momenti formali, tipo l'esame di laurea, eccetera. Ed era un regolamento rigidissimo. I ragazzi devono andare vestiti di nero, col papillon bianco, le scarpe lucide, cioè britannico. Dopo questa modifica, ognuno va come si sente, no? Quindi ragazzi vestiti da ragazze e viceversa. Questo è uno dei primi studenti che si è avvalso del nuovo regolamento di Cambridge. Pensate che sia una brutta ragazza? No, è lui, Charlie. Io sono stato attaccato al sito gay, ho detto, secondo Gianfranco Amato l'esistenza di abiti unisex è la prova dell'ideologia gender. Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Sappiamo tutti che non esiste alcuna ideologia gender e che le mistificazioni dell'integralismo cattolico non sono altro che mera propaganda. In realtà si sta semplicemente parlando di un negozio di lusso che ha deciso di dedicare 3 piani alle sue 5 nuove collezioni unisex, una tipologia d'abito in voga ormai da decenni. Ma com'è retrogrado questo Gianfranco Amato? Non sa che esiste l'unisex? Peccato per questi qui di Gayburn, che Pitti Italia, che ha capito come gira il fumo e dove sta il business, ha deciso che adotterà anche in Italia la gender, ma guardate cosa ha scritto in una rivista specializzata. La tendenza gender contamina Firenze, Pitti va oltre i generi, non c'è più distinzione di sesso. La neutralità di genere, non per maschio e non per femmina, è un concetto che ormai è andato ben al di là del banale unisex, diventando politicamente corretto. È la gender.
Se voi, qualcuno di voi legge il Corriere della Sera, per piacere guardate l'inserto moda, è un bombardamento continuo. Deve essere genere fluido, né uomini né donne, persone che scelgono volta per volta cose come essere con il rifiuto di ruoli preassegnati e delle gabbie imposte nei ruoli. Il nuovo gioco è essere senza genere, basculanti tra l'X e l'Y, senza per forza essere il e la. Ovviamente anche, guardate l'ultimo di El, questioni di genere. La parola del momento è gender, ma la teoria gender non esiste, la trovate solo qui. Tra l'altro questo è Selfridges. La moda sta già, queste sono le prime sfilate a gender di ragazzi vestiti così, 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 così. Non ridete, sono decenni che c'è questa moda, non vi siete accorti, ma così. Così, un lungo per lui la sera, un tubino sportivo, medica. C'è anche l'intimo da Selfridges. Ovviamente il seno non ha nessun senso, per le notti particolarmente sexy ci sono mutande di pizzo. A chi non piace il bianco c'è. Guardate questa immagine, una volta era l'uomo a slacciare la giarrettiera ed era considerato un gesto di particolare sensualità. Si sono invertiti, forse questa è la parità di genere che hanno in mente. Comunque voi andate a Selfridges, comprate quello che volete senza nessun imbarazzo. Non ci sono solo capi di abbigliamento, ci sono anche accessori, borsette, ci sono i collage gerb, c'è soprattutto il make-up. Il make-up per uomo, anzi guardate, vedete, questo è Selfridges. Sembra che il make-up per uomo è una delle maggiori attrazioni del reparto gender. Vedete come ridono questi qua? Ma sapete perché ridono? Perché questa roba è folle, ma rende tantissimo. Il business è incalcolabile. Cinema! Qualcuno di voi sarà anche appassionato. Tomboy! La storia di una bambina di 11 anni francese che si sente bambina, bambino, poi bambina, poi bambino. 1, 2, 3, 4, 5, 6 premi internazionali. Bambino fluido. Confusione di genere. Un avvocato che si sente un giorno donna, un giorno uomo. 1, 2 premi. XXY, uomini, donne o tutte e due? Anche in italiano. 3 premi a Cannes. Quasi me stesso, fluido, un giorno uomo, un giorno donna, 1, 2, 3, 4 premi, potremmo andare avanti tutta la sera. Questa la conoscete tutti, ha vinto l'Eurofestival, ma attenti non è stata una pagliacciata. Subito dopo è partito una campagna per grandi e piccini. Per i grandi ci ha pensato l'Unicredit, con questa carta di credito che in Austria tutti sono. Per i piccolini ci ha pensato Barbie Concita, nella nuova edizione Barbie Tolerance Edition, cioè l'edizione tolleranza e antidiscriminazione, che fa trendy. Attenti, perché tutta questa roba qui non è casuale. Il giudizio più intelligente, lucido, puntuale che io ho ascoltato sul genere in questi ultimi anni è di poco tempo fa, all'inizio di ottobre. È la prolusione del Cardinal Bagnasco alla CEI, che vi invito tutti a leggere attentamente. Guardate, ne prendo solo due stracci su un punto che mi interessa. Anche il Consiglio delle Conferenze Episcopali ne ha parlato con grande attenzione. La Chiesa crede nella famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, essa è la cellula basilare della società umana e la stessa comunità cristiana. Non si vede perché in realtà diverse convivenze debbano essere trattate allo stesso modo. E qui va bene, è sempre stato così. Attenti ora. Particolare preoccupazione desta il tentativo di applicare la teoria del genere. È un progetto del pensiero unico che tende a colonizzare anche l'Europa e di cui spesso ha parlato Papa Francesco. Le parole più sacre della vita e della storia umana, come persone e libertà, amore e famiglia, vita e morte, sessualità e generazione, sono sottoposte da decenni a forti pressioni culturali. Così che ciò che fino a ieri era impensabile, oggi diventa plausibile e addirittura oggetto di legislazione. In diversi paesi europei, persino certe aberrazioni, come la pedofilia, l'incesto, l'infanticidio, il suicidio assistito, sono motivo di discussioni e di interrogativi non astratti. Attenti ora.
Uno di questi passaggi è quello che potremmo chiamare la cultura degli eufemismi. Consiste nel chiamare le cose peggiori con nomi meno brutali e respingenti per la sensibilità generale. Voi non so, non conoscete la finestra di Overton?